Buonasera a tutti voi, cari telespettatori di Padre Pio TV. Queste immagini vi giungono in diretta in questa notte santa da San Giovanni Rotondo, dai luoghi di San Pio da Pietrelcina, uno di quei mistici che hanno tenuto Gesù bambino in carne ed ossa tra le braccia, tre volte per Padre Pio questa grazia meravigliosa. Nel 1911, 100 anni fa, ed era il 20 settembre, nel primo anniversario della stigmatizzazione, e poi la notte di Natale, quella che è stata l'apparizione più raccontata, più celebre, appunto testimoniata da Lucia Iadanza, del 1922. Ma naturalmente San Pio ci indica il Signore, ci indica il protagonista di questa notte santa, di questa veglia di Natale, mentre chissà, per tanti anche una veglia di sofferenza, di dolore. Ricordiamoci che stiamo per celebrare ancora una volta il mistero dell'incarnazione che ci porta al cuore del cristianesimo. Noi stiamo chiudendo un anno, il 2019, dal punto di vista civile, ma dal punto di vista liturgico ne abbiamo già cominciato uno, perché la grazia si rinnovi. Lo abbiamo cominciato proprio con l'Avvento che si è chiuso. Intanto vedete immagini dall'esterno della chiesa conventuale dei frati minori cappuccini. Questa è Santa Maria delle Grazie, dove saremo, ma saremo anche prima là nella prima chiesetta. E dunque un rito semplice e suggestivo. Come vedete, il popolo di Dio già attende il momento che arriverà tra pochi minuti di cominciare con il rito. Mentre a Roma Papa Francesco, proprio lui che quest'anno il 1 dicembre si è recato a Greccio, nel luogo in cui San Francesco ha dato vita nel 1223 a un momento di novità assoluta nel rapporto tra Dio e l'uomo, proprio con il primo presepe vivente, lì Francesco ha firmato una lettera apostolica da rileggere in questi giorni, tutta dedicata all'importanza del presepe, l'admirabile Signum, e Papa Francesco ha già celebrato messa in Vaticano e nell'omelia ci ha ricordato che Dio ama ciascuno di noi, sempre. La grazia di Dio, ha ricordato il Papa poco fa, è apparsa la notte di Natale. E Francesco ha anche augurato che noi comprendiamo cosa significa questa grazia, qualcosa di completamente gratuito che può risplendere nelle nostre vite, nelle vite di ciascuno di noi, anche se le nostre mani sembrano vuote. Invece potremmo avere il cuore pieno d'amore, non solo nel senso che siamo più consapevoli di averlo ricevuto, così come accade appunto nel pieno dei momenti della comunità, ma anche proprio perché in fondo solo Dio basta, cioè il suo amore ci può bastare, ci può riempire e ci può anche abituare finalmente a dare anche noi ai nostri fratelli un amore incondizionato. Addirittura Papa Francesco poco fa ha usato un'espressione davvero bella che non si dimentica: puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene. E allora noi sappiamo che Dio è buono, certo, però quando lo si racconta in questo modo così semplice, così vicino alla nostra vita quotidiana, davvero ecco che la gloria di Dio che si incarna e che stiamo per celebrare non ci abbaglia, non ci tiene lontani, non ci spaventa, come a volte può sembrare davanti ai grandi misteri che celebriamo. Del resto grazia, ci ha ricordato il Papa, è sinonimo di bellezza, e quindi arriviamo proprio a Maria Santissima e al suo bambino, la cui bellezza, come sappiamo, il nostro mondo più tradizionale esprime in mille e mille modi, anche artistici. Ma questo è il momento anche di ricordarvi che sarà il padre guardiano della fraternità cappuccina di San Giovanni Rotondo, fra Carlo Laborde, a presiedere questo rito. Domani potrete seguire sempre in diretta sulla nostra emittente le celebrazioni più importanti.
e in particolare il padre rettore del santuario di San Pio da Pietrelcina, padre Francesco Di Leo, celebrerà alle 11:30, mentre alle ore 18 a presiedere sarà fra Nicola Monopoli, che si occupa della pastorale giovanile. Dunque ricordiamoci di questo verbo eterno del Padre, perché non siano solo parole complesse e misteriose, ma soprattutto perché dentro di noi, in quello che un grande santo come Giovanni XXIII chiamava l'arcano segreto della nostra anima, possa rinnovarsi un prodigio. È perché è prodigioso, certo, per questi grandi mistici aver abbracciato Gesù bambino. Pensiamo appunto alla Santa Teresa di Lisieux, detta anche di Gesù bambino, non a caso, ma pensiamo anche a Sant'Antonio di Padova. Eppure, anche se per noi quel prodigio non c'è, come diceva Papa Roncalli, la sua nascita può rinnovarsi proprio per ciascuno di noi. Rivestiamoci di immortalità allora, a partire da questa notte. Può sembrare qualcosa di troppo grande rispetto alla nostra piccola natura, ma non è così. Il cristianesimo, con il suo dono di grazia, non è altro che una luce di contemplazione, un calore di amore, uno sguardo di gioia lanciato nei secoli eterni. E allora forse anche nella nostra vita di peccatori potremmo scoprire che proprio queste nostre piccole vite sono trasformate, anche quando non assomigliano per niente a quello che dovrebbe essere un'esistenza di chi è capace di imitare i grandi santi come Padre Pio, come San Francesco. Ricordiamo l'espressione anche di nuovo contenuta, sottolineata e spiegata nella lettera di Papa Francesco Admirabile Signum dedicata al presepe: il mistero della nascita di Gesù nell'assoluta povertà è legato al mistero dell'Eucaristia, dove Cristo si fa pane per l'uomo. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, quindi il pane e la carne. Ma c'è anche un'altra essenza, oltre a questo simbolo della luce che noi vediamo giustamente sottolineato dalla regia e che naturalmente ci porta anche a dire che nel cuore appunto per noi dell'emisfero boreale, naturalmente, di quello che è il tempo in cui il sole astronomico ci dà meno le sue grazie e la sua bellezza e tutto quello che comporta, arriva il nuovo sole, il sole che non tramonta, il sole invictus. Ecco, oltre a questa simbologia c'è un altro elemento che, guardando la natura in questa notte, possiamo ricordare. È proprio quel giubilo, quella gioia permanente che San Francesco ha saputo indicare come elemento per tutti. In fondo, questa sua capacità nella sua esistenza di dimostrare la purezza della sua anima con la semplicità nasceva proprio dalla ricchezza di fede e di luce. Francesco aveva un'anima che assomigliava perfettamente all'essenza di questa notte, cioè l'amore di Dio così forte, così certo, da poter sempre cantare suavemente e anche dolcemente gioire. Dunque preghiamo, celebriamo il Santo Natale anche per recuperare o conservare quella vera e propria fanciullezza interiore che dà gaudio, pace e serenità.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, immagine del Dio invisibile, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, per un'antichissima tradizione che risale agli albori della Chiesa di Roma, i cristiani celebrano il mistero del Natale del Signore nel cuore della notte, ricordando il silenzio che tutto avvolse quando discese la parola divina e la luce brillò dinanzi ai pastori che, mentre erano in veglia al loro gregge, accolsero il lieto annunzio della nascita del Salvatore. Anche noi, in questa notte santa, siamo riuniti per celebrare il mistero del Natale del Signore, mistero della luce che brilla nelle tenebre, della parola fatta carne, del pane disceso dal cielo. Questa sera la fede ci prende per mano e unirà le nostre mani a quelle dei fratelli che sono accanto a noi, le unirà idealmente a quelle di tanti altri fratelli che sono lontani da noi fisicamente, ma che in ogni angolo del mondo insieme a noi stanno facendo memoria di questo straordinario evento della nostra salvezza. Le nostre mani si uniranno anche a quelle di tutti coloro che hanno celebrato il Natale prima di noi e che ora vivono nell'eterno presente l'amore di un Creatore che in ogni istante si incarna, soffre, muore e risorge per ogni singola sua creatura. Le nostre mani quindi si congiungono nella preghiera come quelle di San Pio da Pietrelcina e da lui prendiamo in prestito le parole per chiedere al Signore di rendere questa celebrazione un evento unico e irripetibile, capace di trasformare la nostra vita. Chiediamogli, come gli chiedeva Padre Pio, vieni a rinascere nell'anima mia, restaci per sempre, forza nella porta se sarò duro e regnaci per sempre. Prima della celebrazione eucaristica, in questo breve ma intenso momento di preghiera, siamo invitati a ricordare le profezie che hanno annunziato il Messia promesso, le preghiere che lo hanno invocato, il silenzio cosmico che ha avvolto la sua nascita. Quindi, prima di cantare, come gli angeli nella notte santa, l'inno di gloria di Dio e di pace agli uomini sulla terra, sarà proclamato l'annunzio della nascita del Signore nella pienezza dei tempi con l'antico testo della calenda. Questo annunzio ci ricorderà che Cristo, Redentore dell'uomo, è il centro del cosmo e della storia. Ascoltiamo alcuni testi profetici dell'Antico Testamento che hanno annunziato in modo progressivo la venuta del Messia. Uniamoci nel canto a questo annunzio con le parole. La prudenza e il retto agire.
dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: radunatevi, perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe. Ascoltate Israele, vostro padre. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà da... Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Dal libro del profeta Michea. Così dice il Signore: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrate, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. Preghiamo. Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, Padre, la nostra redenzione. La nuova nascita del tuo unico figlio ci liberi dalla schiavitù antica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo.
per tutti i secoli dei secoli. Le antichissime antifone maggiori dell'Avvento, proprie della liturgia romana, con la serie dei titoli messianici e l'ardente invocazione per la venuta del Messia, ci preparano ad accogliere colui che è stato annunziato ed invocato come l'Emanuele, il Dio con noi. Preghiamo, ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Dio onnipotente, la venuta del tuo unico figlio che attendiamo con intenso desiderio, ci ottenga la salvezza per la vita presente e per la futura,
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo il testo del racconto di una delle tre apparizioni documentate di Gesù bambino a Padre Pio, avvenuta il 24 dicembre 1922 nella sacrestia della chiesa antica del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Apparizione di Gesù bambino a Padre Pio. Il racconto di questa apparizione è dovuto a Lucia Iadanza, figlia spirituale di Padre Pio, la quale a Pietrelcina era cresciuta fin dalla fanciullezza sotto la sua guida, apprendendo da lui il catechismo, gli inni e le pratiche di pietà. Raccontava dunque Lucia che quando il padre fu trasferito a San Giovanni Rotondo, ella si recò spesso nella cittadina garganica per chiedere e ricevere da lui consigli e direttive per la sua vita spirituale. Il 24 dicembre del 1922, Lucia volle passare la vigilia di Natale vicino al padre. Quella sera faceva freddo ed i frati avevano portato in sagrestia un braciere di fuoco. Accanto a questo braciere, con altre tre donne, Lucia aspettava la mezzanotte per assistere alla messa che Padre Pio doveva celebrare. Le tre donne cominciarono a sonnecchiare, mentre lei continuò a recitare il Santo Rosario. Dalla scala interna della sagrestia scese Padre Pio e si fermò vicino alla finestra. Ad un tratto, in un alone di luce, apparve Gesù bambino e si fermò tra le braccia di Padre Pio, il cui volto divenne tutto raggiante. Quando la visione scomparve, il padre s'accorse che Lucia, sveglia, lo stava fissando attonita. Le si avvicinò e le chiese: Lucia, che hai visto? Lucia rispose: Padre, ho visto tutto. Con un breve brano, tratto dagli antichi racconti del Natale di Cristo, viene rievocato ora il silenzio e l'attesa di tutto il creato per la nascita del Salvatore. Dalle antiche narrazioni della nascita di Cristo, nel più grande silenzio, in quel momento si sono fermate, tremanti, tutte le cose. Infatti, cessarono i venti non dando più il loro soffio. Non si è più mossa alcuna foglia degli alberi. Non si è più udito alcun rumore di acque. Non scorsero più i fiumi. Non ci fu più il flusso del mare. Tacquero tutte le fonti di acqua. Non risuonò più alcuna voce umana. C'era un grande silenzio. In quel momento lo stesso Polo cessò l'agile movimento del suo corso. Le misure delle ore erano quasi tramontate.
con timore grande, tutte le cose tacevano stupite, mentre noi eravamo nell'attesa della venuta del Maestà, del termine dei secoli. Venticinque dicembre, luna ventinovesima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò nella terra di Ur dei Caldei. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè, circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65ª settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194ª Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, vedendo santificare il mondo con la sua eppissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria fatto uomo, Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Scendi
Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te, come si gioisce quando si miete. E come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oggi è nato per noi
dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro, che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori
che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da gran timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, l'incarnazione di Dio porta tanto gaudio, pace e felicità a quanti sentono nel cuore l'eco gioiosa del messaggio divino proclamato dagli angeli nella notte della nascita di Gesù. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini che egli ama. La gioia sgorga spontanea a Natale, ma non deve essere il semplice clamore di una festa che fa parte della nostra cultura cristiana tradizionale, o quel che è peggio, di una festa commerciale, consumistica e pagana, come appare dalla pubblicità e in genere dai mezzi di comunicazione sociale. Vediamo di arrivare invece alle sue motivazioni più profonde. Se celebriamo con gioia la nascita di Dio nel tempo, dobbiamo farlo da una prospettiva di fede, perché in mezzo al rumore, al folklore e al romanticismo sentimentale dei canti di Natale non ci sfugga quello che è più profondo e prezioso nella nascita di Gesù. La buona novella del Natale è l'incarnazione di Dio fra gli uomini, Dio che si fa uomo, con una finalità molto concreta: la salvezza, la liberazione, la divinizzazione dell'uomo. Quanto valore ha la nostra povera condizione umana perché Dio voglia assumerla. Se Dio nasce come uomo, si può concludere che vale la pena di essere uomini, ma uomini e donne nuovi, rinati all'amicizia, alla vita e alla grazia di Dio, come pure alla fratellanza e alla solidarietà. Sant'Irineo di Leone diceva: la gloria di Dio e l'uomo vivente. Che altro è in fondo la gioia che tutti celebriamo a Natale se non il sapere, il sentire Dio vicino, al nostro fianco,
con la sua tenda piantata nel nostro accampamento. È una felicità che azzera la paura di un Dio irraggiungibile e sperduto nella lontananza dei mondi mitologici dove abitano gli dei inaccessibili. Non è così il nostro Dio. Oggi Egli si avvicina a noi nel sorriso e nella tenerezza di un bambino e non viene in visita, ma per restare sempre con noi. Ecco il motivo della gioia e della pace. Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, dice il Papa San Leone Magno. Il racconto del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato, con la sua magnifica sceneggiatura, ecco, va compreso e bisogna sottolineare alcuni aspetti salienti. Prima di tutto il censimento e la registrazione, precisando personaggi e dati storici, come anche i luoghi della nascita di Gesù, l'Evangelista Luca situa la storia della salvezza dell'uomo a opera di Dio nella cornice della storia umana. Gesù è l'uomo Dio che nasce come cittadino di un determinato paese e come Messia discendente della stirpe davidica, nasce a Betlemme di Giuda, che è la città di Davide. L'altro elemento fondamentale, ovviamente, è la nascita stessa di Gesù. Mentre Giuseppe e Maria stavano a Betlemme, dove erano andati a farsi registrare, poiché Giuseppe era della casa e della famiglia di Davide, si compirono per lei i giorni del parto. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Paradossi della storia: il re discendente di Davide, il Messia e figlio di Dio, nasce nella povertà più assoluta ed entra nella lunghissima fila dei poveri. Dio volle iniziare la liberazione dell'uomo dall'interno della sua natura, con Gesù che assume la nostra condizione umana ed in modo particolare quella dei più umili ed emarginati. L'altro elemento è l'annuncio dell'angelo ai pastori. È il messaggio centrale, il vero Vangelo, l'autentica buona novella del Natale. Luca ci riferisce che un angelo del Signore comunica la lieta novella della nascita di Gesù a degli umili pastori. Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Ancora l'altro elemento è il canto degli angeli: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Questo canto degli angeli è l'acclamazione messianica di Gesù come principe della pace, è l'interpretazione teologica dell'annunzio precedente, è il proclama e la certezza dell'universalismo della salvezza e dell'amore di Dio per l'uomo. Ecco perché, con buona pace di tanti presidi delle scuole, il Natale non può offendere nessuno. Anzi, esso ci ricorda che Dio ama ogni uomo, di qualunque razza, popolo, cultura, lingua, colore della pelle. Questo Dio bambino adagiato nella mangiatoia è il segno più eloquente dell'amore infinito e ineffabile di Dio per ogni uomo. Che stoltezza depauperare il Natale del suo vero significato, togliendo il suo unico e vero protagonista, Dio che si fa uomo e viene a nascere a Betlemme di Giuda, e sostituendolo con il vacuo surrogato del Babbo Natale o dell'alberello, con tanto di renne e di regali. Fratelli e sorelle carissimi, celebriamo noi cristianamente il Natale, che apre il cuore alla gioia di Dio e dei fratelli. Gioia e felicità soprattutto per le persone umili, perché sono i semplici e i poveri di cuore ad afferrare meglio i segni di Dio. Perciò i primi destinatari di questa grande notizia non sono stati i capi religiosi del popolo, né gli specialisti della legge mosaica, negli esperti delle tradizioni degli antichi, nei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, ma dei pastori, erano l'ultima categoria della società. Dio è gratuità e semplicità,
Per questo lo afferrano meglio i semplici, quelli che sono capaci di amare il fratello, quelli che sono più disponibili a ricevere e a condividere il dono di Dio. Abbiamo bisogno di un'anima da poveri, perché vuoti di noi stessi possiamo essere riempiti da Dio, come Maria, come Giuseppe, come i pastori. Così sapremo accettare con gratitudine, godere e dividere con gli altri la pace e l'amore di Dio. Oggi è e deve essere Natale per tutti, ma come? Non rendiamo il Natale una fiaba infantile, come diceva il Papa Benedetto XVI, e non accontentiamoci di una sua immagine sbiadita e a buon mercato. Non ci sarà vero Natale finché non ci sarà la vera liberazione che Gesù porta al nostro mondo, finché ci sarà fame, dolore, sfruttamento, miseria, oppressione, emarginazione, guerra, finché tanti nostri fratelli continueranno a vivere in condizioni che offendono la dignità umana, finché i bambini della grande massa dei poveri della terra saranno le vittime preferite della morte prematura. Tutto ciò è l'anti-Natale, perché questo mondo sotterraneo e in questa deserta solitudine Dio non è ancora nato. Dio non nascerà nemmeno nel nostro cuore se rimarremo chiusi nel nostro peccato, se non accetteremmo di umiliarci chiedendo il perdono a Dio dei nostri peccati, se non ci lasceremo raggiungere dalla misericordia e dalla grazia di Dio, di cui la Chiesa è sapiente mediatrice. Dio non nascerà in noi se continueremo a nutrire sentimenti di odio, di rancore, di risentimento, di astio, di antipatia nei confronti dei nostri parenti, vicini, dirimpettai, condomini e persone che incrociamo sul nostro cammino. Celebreremo cristianamente e autenticamente il Natale se costruiremo la pace nel nostro ambiente familiare, tra i nostri vicini, amici e colleghi di lavoro, se distribuiremo amore agli altri senza aspettarci niente in cambio, se accoglieremo il povero come se fosse Cristo, se gli anziani, i bambini e i malati, quelli che sono soli e quanti soffrono per qualsiasi motivo, sentiranno una mano amica sulla spalla, un sorriso affettuoso e il calore umano del nostro sguardo. L'amore è il clima proprio del cristiano e deve esserlo soprattutto in questo tempo di grazia, in questo Natale. Fratelli e sorelle carissimi, ecco la buona novella che deve riempire i nostri cuori di gioia e di speranza. Quel bambino che contempliamo adagiato nella mangiatoia è l'Emmanuele, il Dio con noi. Ecco l'essenza del Natale che dobbiamo cogliere e vivere con esultanza e gratitudine e che dobbiamo testimoniare con una vita riconciliata ed improntata all'amore, che sia testimonianza trasparente e credibile del Dio fatto uomo che abita in noi. A fronte di una cultura secolarizzata che ha ridotto il Natale a festa del consumismo, dell'evasione, della vacuità, abbiamo urgente bisogno di recuperare il valore e la certezza dell'incarnazione del Figlio di Dio. Egli è e deve essere il cuore del Natale, il protagonista indiscusso del Natale, della nostra fede e della nostra salvezza. È noto il grande amore e la sincera devozione che San Pio da Pietrelcina nutriva verso questo mistero. La festa del Santo Natale era per lui la festa delle feste, la festa per eccellenza. Contava i giorni che mancavano a questo appuntamento. Padre Pio provava intima e sincera commozione dinanzi al bambino di Betlemme, ne ammirava l'umiltà, ne esaltava l'amore e la degnazione. È altrettanto nota la sua fede nel mistero dell'incarnazione e della nascita del Figlio di Dio fattosi uomo. Nel suo spirito c'era la semplicità e lo stupore estatico dei bambini. Non riusciva a trattenere le lacrime di fronte a questo segno così eloquente dell'amore di Dio per gli uomini, ma quello che più lo feriva era l'indifferenza e l'ignoranza degli uomini, che non sanno scorgere in questo mistero l'amore di un Dio che si abbassa fino a noi per rialzarci
dalla nostra caduta. San Giovanni diceva: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ancora oggi il mondo non riconosce Gesù, lo ignora, lo rifiuta. Abbiamo ridotto il Natale alla festa dei balocchi, degli sprechi, della spensieratezza, dell'evasione e della trasgressione a tutti i costi. Ma possiamo domandarci: dove è finito il bambino che è nato per noi? Auguri, fratelli e sorelle carissimi, di un Natale veramente cristiano, di un Natale controcorrente, in cui il Dio fatto uomo sia nel cuore della nostra fede, perché la gioia che sgorga spontanea in questa festa sia autentica e duratura e possa fiorire anche nel dolore, nella prova, nelle difficoltà quotidiane della vita. Perché lo stupore tipico dei bambini animi i nostri cuori, adoranti il mistero dell'amore di Dio fattosi piccolo bambino per amore nostro. Forse la tanto paventata e mai superata crisi economica che attanaglia ancora le nostre famiglie e la società ci dovrebbe aiutare, in fin dei conti, a vivere un Natale più sobrio, più essenziale, meno sprecone e sciupone, un Natale della solidarietà e della condivisione, un Natale soprattutto della fede, che ci dovrebbe portare a scoprire che il vero dono non sono quelli che noi facciamo agli altri o che gli altri fanno a noi, ma quello che Dio ha fatto a noi nel suo Figlio diventato bambino a Betlemme di Giudea. Auguri a tutti di un santo e lieto Natale. Sia lodato Gesù Cristo.
Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo contemplato la misericordia di Dio apparsa agli occhi dell'umanità. Chiediamo con fiducia che agisca per la nostra salvezza. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio, santificata dalla presenza del suo Signore, sia tra gli uomini il sacramento universale di salvezza. Preghiamo il Signore. Ai nostri giorni.
Preghiamo per i pastori e gli evangelizzatori. Innamorati del Verbo di Dio fatto carne, annuncino con franchezza la verità. Preghiamo il Signore. Preghiamo per i legislatori e i governanti. Illuminati dalla novità del Natale, servano la dignità di ogni persona e la pace dei popoli. Preghiamo il Signore. Preghiamo per i poveri e gli ultimi della terra. Consolati dalla gioia di Betlemme, ritrovino in Gesù bambino speranza e forza. Preghiamo il Signore. Preghiamo per gli increduli e i peccatori. Raggiunti dalla luce della verità, aderiscono al Signore in pensieri e opere. Preghiamo il Signore. Con lo sguardo fisso su Gesù, il tuo Verbo fatto carne, innalziamo a te, o Padre, la nostra adorazione e la nostra preghiera. Esaudisci i tuoi figli che confidano nella tua fedeltà. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché nascendo Dio, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella attesa della tua venuta. Nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, i santi Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dono Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Offerte vobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza per giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere questa celebrazione eucaristica voglio porgere i più sentiti auguri di buon Natale, di lieto Santo Natale, prima di tutto ai confratelli della nostra fraternità cappuccina e a tutti voi, ecco, che avete partecipato a questa Eucaristia e anche a tutti coloro che spiritualmente uniti a noi ci hanno seguito attraverso Padre Pio TV. Che il Signore ci conceda la grazia di un Natale sereno, di un Natale santo, di un Natale in cui il Gesù bambino sia davvero al centro della nostra attenzione, del nostro cuore, della nostra vita. Adesso vi imparto la benedizione per tutti voi, le vostre famiglie, per tutti coloro che, ecco, ci seguono anche attraverso Padre Pio TV. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra e il cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E siamo dunque giunti al termine di questa lunga diretta notturna, in una veglia in cui abbiamo celebrato come ogni anno il mistero di Gesù, il Verbo incarnato, vissuto, morto e risorto per la gloria del Padre e la salvezza del mondo. Buon Natale a tutti.